La ASL di Pescara è, insieme ad un'altra ASL, l'unica in Italia a non aver istituito una rete specialistica domiciliare per le cure palliative. Sono le cure previste dalla legge 38 del 2010, le cure che riguardano sostanzialmente il fine vita non soltanto di persone che sono in fase terminale della loro vita, ma anche la famiglia. Sono cure omnicomprensive, anche per l'aspetto multidisciplinare che le caratterizza, dal fisioterapista, al medico palliativista, l'infermiere, l'OSS, lo psicologo. Tutte questioni che noi già nel 2019 abbiamo sollevato in consiglio regionale, l'assessore Verì ci disse che in 2 anni e mezzo sarebbe stata risolta la questione, nulla è stato risolto. La ASL di Pescara e i cittadini della provincia di Pescara purtroppo non possono godere di questo servizio molto utile soprattutto per i malati terminali e per i loro familiari, pur godendo invece di un ottimo hospice, l'hospice Bougainville nell'ASL di Pescara. Assieme a questa questione ce n'è un'altra che ci preoccupa molto e su cui presenteremo un esposto. In base a dei progetti obiettivo LP3, l'ASL di Pescara, come tutte le altre ASL, riceve dei fondi per l'assistenza domiciliare palliativistica. Nel 2019, per esempio, ha ricevuto 1.200.000 euro. Nonostante tutti gli accessi agli atti fatti al servizio ispettivo della ASL, quello della Regione Abruzzo, il Ministero, eccetera, non siamo riusciti a reperire alcun rendiconto che ci dica con che cosa hanno utilizzato questi fondi, per che cosa li hanno utilizzati. Se per aspetti legittimati da questi progetti, che ci sembra strano perché la rete palliativa domiciliare non c'è in provincia di Pescara, o peraltro, per questo, diciamo, a questa mancanza di trasparenza, di confusione, di voglia di perdere tempo da parte delle ASL nelle sue risposte, oggi stesso presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica, sperando che si faccia chiarezza su questa questione e che i cittadini di Pescara e della nostra provincia, come tutti gli altri abruzzesi, possono godere di un servizio che è già in atto altrove.